Salve a tutti amici di Cessai e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a Londra in questa gioiosa giornata. Non lo so. Ok, faccio un passo indietro e ricomincio per bene. A fine luglio io e mia sorella siamo andati a Londra per il compleanno di mio fratello. Sì, è stata una sorpresa. Lo sapevo. E quindi ne ho approfittato per entrare in contatto con la comunità scacchistica del luogo, visto che a novembre ci sarà il match per il titolo mondiale. Prima però di passare alla ciccia, vi faccio vedere il video di un pavone a Kyoto Garden. La prima tappa è stata proprio a Holland Park, dove ho incontrato diversi giocatori, anche forti devo dire, con cui ho giocato delle blitz. Le ho filmate tutte, ma credo di averle messi un pelo a disagio. Se volete magari in un video a parte ve le mostro per intero, ma essendo blitz non vi aspettate cannonate. Commentate blitzami tutto se volete il video delle partite, facciamo così dai. Tra questi, il più spigliato era Jason Cusack. Jason Cusack, classe 69, musicista e compositore francese. Ha scritto diverse opere rappresentate nei più prestigiosi tornei di scacchi, l'ultima delle quali, tra l'altro, proprio per il match tra Carlsen e Caruana. Subito dopo sono caduto dalla bici sfrecciando in discesa e mi sono rotto tutto. Infatti la mattina seguente sono andato al pronto soccorso a farmi fasciare. Questo però non mi ha fermato perché proprio quel giorno ho ricevuto una risposta da Tao di Chess & Bridge Shop e quindi abbiamo organizzato un incontro nonostante le fasciature. Il loro negozio si trova su Baker Street, una delle vie principali di Londra, molto trafficata e famosa soprattutto perché è lì che viveva Sherlock Holmes. Rendo un attimo narrativo questo vlog dicendovi che stiamo andando a Baker Street a andare a trovare il negozio Chess & Bridge Shop, quindi se riusciamo a fare qualcosa e... Vai, che parte la sequenza figa con il B-roll. Mi hanno invitato a usare questa scacchiera, perciò per forza devo farlo assolutamente. Adesso mi metto a giocare una partita, perderò sicuramente malamente. Vediamo un po' questa scacchiera. Ah, forse devo stringere la mano, tipo... Nel frattempo vi faccio notare che la scacchierina piccola sta aggiornando la posizione. Ah, tra l'altro mi sta dicendo anche la valutazione. Incredibile, ci sta pensando. Tao mi ha anche regalato una copia della loro rivista e ci siamo fatti una foto da cui si intravedono le fasciature. Spero di riuscire a tornarci, è davvero un bel posto. E questo conclude la mia visita a Londra. Se questo video vi è piaciuto procedete a lasciare un like e ricordatevi che se vi iscrivete al canale YouTube di Chess Society e attivate la campanella potete ricevere gli aggiornamenti istantanei sui nuovi video. Siamo anche su Facebook, Instagram, bla bla bla. Se siete arrivati fin qui siete dei grandissimi, sappiatelo. Da Romualdo è tutto, al prossimo video. Ciao!